Riassumo le misure che adotteremo. Possiamo ragionare di una zona rossa nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. Sarà vietato ogni spostamento tra le regioni. Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, l'intero territorio nazionale quindi sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, ripeto, dal 24 al 6. Per chiarezza indichiamo i giorni 24, 25, 26, 27 dicembre, ancora 31 dicembre e poi 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. La zona rossa contempla le seguenti misure: si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità, salute. È possibile però, ecco, questa è una misura particolare che introduciamo, ricevere nella propria abitazione sino a due persone non conviventi dalle ore 5 alle ore 22. Queste due persone potranno portare con sé anche i figli minori di 14 anni, che sono quindi esclusi dal computo, e le persone con disabilità o anche conviventi non autosufficienti. Questa misura l'abbiamo pensata per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo. È consentita inoltre l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto in forma individuale. Per quanto riguarda le altre misure, ricordo che con questa zona rossa ci sarà la chiusura degli esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar, dei ristoranti, tranne l'asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio. Restano invece aperti alcuni esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari di prima necessità, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Peraltro le chiese e i luoghi di culto saranno aperti per le funzioni religiose, saranno aperti sino alle ore 22. Passiamo alla zona arancione. L'intero territorio nazionale sarà zona arancione nei giorni feriali. Per maggiore chiarezza li indico: giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune di abitazione e di residenza senza dover giustificare il motivo. Però qui dobbiamo raccogliere un indirizzo del Parlamento che è stato chiaro: per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli sono permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 chilometri. Tuttavia non ci si può spostare nei capoluoghi di provincia per non contribuire agli affollamenti dei capoluoghi di provincia, quindi delle città più grandi. Rimangono chiusi bar e ristoranti, eccezione fatta per l'asporto fino alle 22 e le consegne a domicilio. I negozi saranno aperti sino alle ore 21.